Alle 9 di questa mattina a Torbole, la pinza del grande mezzo della ditta Zampedri Trasporti e Scavi di Nago è tornata nel parco dell'ex colonia Pavese per radere al suolo i 500 metri cubi dell'edificio sorto nei primi anni del Novecento come locale accessorio del compendio e ormai fatiscente. Prima i rivestimenti del tetto, poi le travi, quindi i mattoni, poi la rimozione del bocciodromo, anch'esso presente nel parco e in disuso da anni. L'edificio, privo di vincoli di interesse storico e artistico, è nato in appoggio al Grand Hotel Torbole e nel corso dei decenni ha visto mutare il proprio utilizzo. Ha avuto funzioni di deposito di carbone per le caldaie, di falegnameria e di rimessa di automezzi. La struttura per alcuni anni ha ospitato i vigili del fuoco di Nago Torbole e successivamente è diventata sede del Comitato Manifestazioni Nago Torbole. All'associazione è stata ora trovata un'altra collocazione provvisoria, in attesa di una ridistribuzione delle realtà associative nei volumi di proprietà del comune. Un altro edificio fatiscente di Torbole se ne va per lasciare spazio alla nuova piazza. Ecco anche questo è lo chiamo sempre evento storico, però in effetti insomma l'ex Dependance è stato un intervento molto più importante sicuramente per i volumi e per l'impatto economico, eccetera, poi parliamo di municipio. Però questo, seppur modesto, non è da poco, non va da sottovalutato, perché dal punto di vista urbanistico, in questa grande operazione che io la chiamo di rammendo urbano, come Renzo Piano, insomma, noi, però è giusto citarlo perché è un bel termine, o ricucitura che è anche bello nel nostro caso, e siamo in un luogo fantastico, non lo dico adesso da sindaco perché insomma Torbole, ma giustamente lo è a tutti gli effetti. E questo è uno dei discorsi di Torbole più belli, abbiamo un collegamento con dalla strada, alla spiaggia, c'è la colonia Pavese, l'ex colonia Pavese. Ci sarà il municipio, questa sarà una piazza, il cuore pulsante dove ci sarà la vita sociale e la demolizione di quel manufatto è importante perché a parte che è in mezzo, quindi proprio va tolto, è brutto, fatiscente e apre un'opportunità di aprirsi verso quelle che sono anche quelle attività che adesso si riversano sulla strada, potranno riversarsi invece all'interno su questa nuova piazza e credo che sia un'operazione urbana, sociale, economica fondamentale. Quindi credo che sia. Poi tra l'altro poteva essere fatta anche prima perché cioè, alla fine anche nei costi, nelle modalità non è un grande impegno. È solo un grande impegno di determinazione nel voler fare le cose e questo insomma con orgoglio devo dire che insomma con tutta la maggioranza ci abbiamo creduto dall'inizio, quindi abbiamo demolito una cosa importante per far nascere il municipio. Qua invece nasce un nuovo spazio urbano che direi fondamentale. L'edificio nel corso degli anni ha avuto diverse funzioni. Adesso ospitava il Comitato Manifestazione di Torbole. Avete già pensato di ricollocarlo e dove? In qualche sede? Ecco, anzi, preciserei, insomma, non è stata una demolizione di un comitato, ma demolizione di un manufatto, mentre quel comitato, dove anzi, devo ringraziarlo pubblicamente perché non ci sono stati malintesi, nulla, noi abbiamo parlato con assoluta serenità, loro hanno dato tutta la disponibilità a dire ok, questa è una scelta ed è giusto che sia così, e quindi si sono anche adoperati nel sgombrare, nel liberare i locali, e dopo la sbigolata, perché era giusto insomma aspettare quella, mentre insomma era giusto anche poi liberare il tutto per già ripartire con una stagione estiva libera da tutti questi manufatti. E quindi ringrazio per aver dato la piena disponibilità, pur magari non penso che poi siano felici, insomma, magari forse mi auguro per il risultato finale, che però per loro chiaramente ormai abituati in questa sede. Noi abbiamo dato degli altri spazi provvisori nella parte della Pavese, del Parco Pavese, però adesso dovremo rivedere un attimo. Sicuramente io l'ho già detto, allora non avranno degli spazi del genere, perché un conto è avere degli spazi come associazione per trovarsi o anche condividere con altri come gli anziani, come la bocciofila, eccetera. Però sicuramente una cucina del genere e su questo
rilancio l'idea, che abbiamo appena provato anche bilancio, mettendo i soldi a bilancio, per la cucina mobile, qualcuno chiama cucina da campo, che è la cucina che noi acquisteremo per mettere a disposizione di tutti gli eventi che verranno creati e fatti sul nostro territorio, quindi di tutte le associazioni, dove tutti potranno usufruire delle stesse opportunità e quindi senza avere delle diseguaglianze, insomma, tra associazioni e l'altre.